GESIP, CISL, un serio piano di riorganizzazione per tutte le partecipate. Regionali, Nello Musumeci allontana qualsiasi ipotesi di alleanza post-elettorale con il Partito Democratico. A Bagheria sarà realizzato a Palazzo Cutò un centro di raccolta libri di testo per studenti bisognosi. Bentrovati a questa edizione di Media News, oggi venerdì 14 settembre. Riunione operativa della CISL sulle condizioni economiche del comune di Palermo e delle partecipate Bernava e Milazzo. Occorre un serio piano di riorganizzazione di tutte le aziende. Le gravi condizioni finanziarie del Comune di Palermo e di tutto il sistema delle partecipati, le forti e preoccupanti tensioni vissute in questi giorni dalla città per la vertenza GESIP, impongono una reale rottura rispetto alle logiche del passato e l'abbandono delle logiche di strumentalizzazione dell'emergenza. Una svolta necessaria da parte di tutti, politica, amministrazione locale e sindacati, che deve concretizzarsi con una maggiore responsabilità ed una strategia. A Palermo, alle sue partecipate, all'intera regione, serve un vero progetto di riorganizzazione che individui tempi, azioni, obiettivi e strumenti certi per il risanamento e il riordino delle aziende e dei servizi resi. Lo hanno affermato con forza i segretari della CISL regionale palermitana, Maurizio Bernava e Mimmo Milazzo, al termine della riunione operativa fra i rappresentanti delle federazioni che si occupano delle partecipate. Il sindacato invierà un documento per chiedere interventi concreti al Ministero dello Sviluppo Economico, alla Regione e al Comune di Palermo. Sui disordini di questi giorni il sindacato non è più disposto ad assistere alla mancata responsabilità nell'affrontare i veri nodi strutturali delle questioni e all'utilizzo della violenza nelle proteste. I segretari tornano così a chiedere l'apertura di un tavolo negoziale locale fra Prefettura, Comune di Palermo, Regione, organizzazioni sindacali per definire una seria progettualità finalizzata alla riorganizzazione complessiva delle partecipate. Privatizzare i servizi e tutelare i lavoratori senza aspettarsi alcunché da Roma. Il presidente di Confindustria Palermo, Alessandro Albanese, dice la sua sulla vertenza GESIP. Inutile aspettarsi soldi da Roma. Per affrontare l'emergenza della GESIP e di tutte le municipalizzate bisogna cambiare prospettiva e strategia. Alessandro Albanese, presidente di Confindustria Palermo, propone la sua ricetta. Privatizzare innanzitutto, individuare i servizi che possono essere affidati mediante bandi di gara pubblici non solo ad aziende private ma anche a cooperative di giovani, e per tutelare i lavoratori che oggi rischiano il posto si potrebbe assegnare un punteggio più alto alle aziende che decidano di assumere gli attuali dipendenti, ad esempio della GESIP. A questo punto la selezione sarebbe naturale, affidata cioè ai meccanismi di mercato. Nel frattempo gli ammortizzatori sociali servirebbero a gestire questa fase di transizione. Con queste proposte Confindustria vuole aprire al sindaco Orlando, invitandolo però a un cambiamento di mentalità. Non è normale che ci siano così tante persone così male organizzate, dice Albanese. Prima di redistribuire la ricchezza bisogna crearla. GESIP non crea ricchezza. E ancora, non dobbiamo cercare il servizio per far lavorare le persone, semmai dobbiamo capire di quante persone abbiamo bisogno per svolgere servizi veramente utili, altrimenti è normale che il comune fallisca. Infine, per Alessandro Albanese, le proteste di questi giorni sono inaccettabili e scellerate perché dannose nei confronti di tutta la collettività. In riferimento alla mancata approvazione da parte del Consiglio Comunale di Palermo della deliberazione di adesione alle SRR, Società di Regolamentazione dei Rifiuti, anche per ragioni attinenti alla regolarità contabile, l'assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità chiarisce che la circostanza non impedirà al Dipartimento regionale dei rifiuti di intervenire in via sostitutiva attraverso i propri commissari straordinari. Ricomincia la scuola, ritornano i prodotti contraffatti da vendere illegalmente agli studenti. La Guardia di Finanza ha scoperto in un magazzino a Palermo numerosi scatoloni con oltre 80.000 pezzi per un valore di circa 200.000 euro, trovati e sequestrati astucci, contenitori per colori, zaini per la scuola, borsette e portafogli per bambine, orologi e sveglie, pupazzi luminosi con tutti loghi falsi. Denunciato un commerciante di 44 anni di nazionalità cinese, nel suo negozio è stato scoperto infatti nel computer l'intero catalogo della merce venduta illegalmente. E adesso ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria.
È arrivato il digitale terrestre. Basta un decoder o un televisore con sintonizzatore integrato per poter ricevere la nuova offerta televisiva. Continua a seguire le nostre TV sul digitale. Tele One sul canale 19, Antenna 1 sul canale 185 e Video One sul canale 196. Non perderci di vista. Posizionaci tra i preferiti o ricorda le numerazioni. Tra poco potrai anche vederci nelle province di Catania, Caltanissetta, Enna e Ragusa. Più copertura, più qualità, più servizi. Seguici sul digitale terrestre. Elezioni regionali. Nello Musumeci allontana qualsiasi ipotesi di alleanza post-elettorale con il Partito Democratico ed è polemica invece tra i due candidati alla presidenza della regione, Claudio Fava e Gianfranco Miccichè. Niente alleanze con la sinistra, anche a scapito della stabilità di governo, semmai le dimissioni. È questa la posizione del candidato del centrodestra alla presidenza della regione siciliana, Nello Musumeci, che sgombra il campo da accordi post-elezioni con il Partito Democratico. Qualche imbarazzo c'è per le candidature annunciate di Roberto Corona e Giuseppe Buzzanca. Il primo è sotto inchiesta per un caso di presunte false fideiussioni. Il secondo in passato è stato condannato per peculato. Musumeci punterà all'esclusione dei due dalla lista, ma difficilmente il PDL, il loro partito, acconsentirà. Anche tra i sostenitori di Rosario Crocetta ci sono problemi sui possibili candidati all'Assemblea regionale siciliana e segnatamente sul nome di Massimo Russo. L'ex vicepresidente della regione siciliana potrebbe essere candidato nella lista dell'ex sindaco di Gela, ma nell'UDC, partito alleato, Totò Lentini da mesi attacca la gestione della sanità regionale dell'ex magistrato. L'ultimo degli strali, la legge non contempla la figura dei segretari di commissione dell'ASP che invece sono appena state fatte, è arrivato proprio in questi giorni. Polemica tra gli altri due candidati appoggiati dai maggiori partiti, Claudio Fava e Gianfranco Miccichè. Alcuni tweet offensivi, che inizialmente erano stati attribuiti ad un nickname riconducibile allo staff di Fava sul profilo di Miccichè, hanno indispettito l'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri. Pronta la reazione di Fava, che ha chiamato Miccichè per chiarire che si trattava di un hacker e che il suo staff non c'entrava. La giunta regionale, riunitasi a Palazzo d'Orleans, ha autorizzato il finanziamento di 27 milioni di euro a carico del programma operativo FESR 2007-2013 per il completamento della metro ferrovia di Palermo. In particolare il progetto riguarda la chiusura dell'anello ferroviario, il primo stralcio funzionale nella tratta Giaccheri-Politeama, con la realizzazione all'interno del medesimo tracciato delle fermate Libertà e Porto Amari. Il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale Ludovico Albert ha ritirato le dimissioni dall'incarico presentate in precedenza. Albert ha cambiato idea dopo le sollecitazioni del presidente della regione e dell'assessore al ramo per consentire la prosecuzione del progetto di riforma della formazione professionale in Sicilia. Paolo Porzio, imprenditore palermitano del cantiere popolare, è stato nominato dal presidente Giovanni Avanti assessore alla protezione civile nella giunta della provincia, consigliere di circoscrizione per due consigliature a Palermo. Paolo Porzio si è candidato alle recenti elezioni comunali risultando il primo dei non eletti nella lista Amo Palermo. Il presidente Avanti ha anche nominato l'assessore alla viabilità Giovanni Tomasino, vicepresidente della provincia. A Bagheria sarà realizzato a Palazzo Cutò un centro di raccolta libri di testo per studenti bisognosi. In seguito alla mancata erogazione dei buoni libro da parte dell'amministrazione comunale, su mia iniziativa della quarta commissione abbiamo pensato bene di creare un centro di raccolta di libri di testo, ovviamente negli ultimi 3 anni, che le famiglie sensibili ai problemi dei cittadini bagheresi vogliono donare a quelle famiglie disagiate che non possono garantire il diritto allo studio ai propri figli. In poche parole, i ragazzi che hanno completato un ciclo di studi, inutilizzati, ovviamente tutti noi personalmente abbiamo libri ai nostri figli non più utilizzati ovviamente, dagli anni precedenti, per cui io praticamente su mia input invito tutti i cittadini bagheresi sensibili al problema che stanno vivendo molti cittadini bagheresi di donare e quindi dare poi
poi in beneficenza questi libri a quelle famiglie realmente, dico specifico, realmente bisognose. Tramite di questa donazione dove e come sarà effettuata questa donazione? Ripetiamo, è una cessione gratuita. Certo, l'amministrazione ovviamente ha sposato questa idea e ha dato a disposizione i locali della biblioteca comunale, sita a Palazzo Cutò, dove verrà creato questo centro di raccolta, per cui tutti i cittadini saranno invitati a portare materialmente questi libri, che poi saranno catalogati eccetera, e ovviamente saranno distinti per classe, per grado e per tipo di studio eccetera, e saranno date a tutte quelle famiglie che si recheranno lì e dimostreranno ovviamente di essere veramente bisognosi. E adesso una seconda pausa pubblicitaria. È arrivato il digitale terrestre. Basta un decoder o un televisore con sintonizzatore integrato per poter ricevere la nuova offerta televisiva. Continua a seguire le nostre TV sul digitale. Tele One sul canale 19, Antenna 1 sul canale 185 e Video One sul canale 196. Non perderci di vista. Posizionaci tra i preferiti o ricorda le numerazioni. Tra poco potrai anche vederci nelle province di Catania, Caltanissetta, Enna e Ragusa. Più copertura, più qualità, più servizi. Seguici sul digitale terrestre. Da domani e fino al 15 ottobre i datori di lavoro, rivolgendosi direttamente all'INPS o ai patronati, potranno presentare le domande di regolarizzazione dei lavoratori stranieri irregolari. Lo ricorda la CGIL Sicilia che, con la segretaria regionale Elvira Morana, stima che la sanatoria possa riguardare nell'isola migliaia di persone. Le regolarizzazioni riguardano persone che risulteranno già presenti nell'isola dal 31 dicembre del 2012. Previste dalla normativa, soglie di reddito per poterla realizzare 20.000 euro per un singolo, 27.000 euro per una famiglia. Potrà essere regolarizzato chi è occupato a tempo pieno e, nel caso del lavoro domestico, chi è impegnato almeno per 20 ore settimanali. Domani, sabato 15 settembre, 19° anniversario dell'omicidio mafioso di padre Pino Puglisi, sarà celebrata una messa nella chiesa madre di Bagheria alle 18 in ricordo del prete palermitano assassinato nel quartiere di Brancaccio. Verrà presentato oggi a Villa Cefalà, a Santa Flavia, il libro di Salvatore Migliore, Andrea Zangara, L'uomo, il politico, in ricordo di Biagio Certino. Qual è l'eredità politica che ci ha lasciato Andrea Zangara? Ma sicuramente l'umiltà e la capacità di poter affrontare i problemi sempre col sorriso in bocca, cioè di non drammatizzare, di riuscire a fondare la politica sui rapporti umani principalmente e sulle istituzioni. Cioè lui era un uomo di partito, rispettava le regole e credeva molto nella solidità dei partiti, quella cosa che oggi purtroppo manca in Italia, devo dire, quindi questa grande confusione che si viene a creare disorienta anche tutti noi, quindi anche questi grandi uomini oggi potrebbero essere un monito per tutti quelli che vogliono fare politica. Zangara uomo, la sua storia parla molto chiaro, lui da umili origini, parte dal sudore della sua fronte, dal lavoro, dalla dedizione alla famiglia, da quelli che sono stati secondo me i principi, i capisaldi di ogni uomo che dovrebbe avere per poter crescere in modo sano, in modo coerente. Ecco, Andrea parte dalla sofferenza del lavoro, dal guadagnarsi quello che ha fatto. Andrea, pur non avendo una laurea, ha dimostrato di avere una laurea sicuramente nei rapporti umani e nella sacra amicizia, tra virgolette, come la chiamava lui. Credo che sia un monito per tutti coloro che facciano politica oggi, di non aggredire, di non denigrare, ma di partire dalle proprie sofferenze, dalla storia personale, da quello che oggi rappresenta l'intera rete familiare. Spesso la dimentichiamo, spesso viene messa da parte, invece Andrea è riuscito a trasmettere anche nella sua famiglia, a sua moglie, ai suoi figli, questo valore aggiunto, questo sentirsi dentro un sistema familiare che oggi purtroppo la politica non ha più. La dimora delle verità silenti del maestro Armodio è la mostra che sarà inaugurata questa sera alle 19 nella sala Duca di Montalto a Palazzo dei Normanni. All'inaugurazione parteciperanno il presidente della Fondazione Federico II, Francesco Cascio, Cristina Cidini, soprintendente speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Firenze, e Stefano Zecchi, scrittore, giornalista e sociologo. Causa maltempo, lo spettacolo Emotion Life di Caterina Forte e Andrea Forte Calatti con Simona Azzori
è stato spostato al Teatro Franco Zappalà di via Autonomia Siciliana. Gli spettacoli si svolgeranno questa sera alle ore 21.30 e domani doppio turno alle 18 e alle 21.30. E per oggi è tutto, io vi rimando alle prossime edizioni del nostro telegiornale. Arrivederci. Situazione meteo di oggi, venerdì 14 settembre, su Palermo e provincia. Pioggia o rovesci, vento da ovest e sud-ovest con intensità di 40 km orari. Temperature 18 la minima e 20 gradi la massima. Previsioni meteo per domani, sabato 15, pioggia anche abbondante, i venti saranno prevalentemente moderate e soffieranno da ovest a nord-ovest con intensità di 18 km orari, temperature 19 gradi la minima, 24 la massima.